Quando il buio e l'oscurità schizzano sull'erba come il mercurio sul marmo,
seminando rocce altissime. Come fiori che nascono fra muri, quelle bandiere di pietra non sventolano e ne proteggono. Ridotte a un unico bersaglio di umane oscurità, margherite che ormai restano chiuse anche di giorno. Dalla mia produzione dialettale, poesia come puro suono, napoletano del Cinquecento, più o meno. Agli uno, agli uno, agli tre, da un castello a pascicolo un re, con quattro figlioli si vanno migliare, si muove, se ci sa settare. Dieci di ciocca profugulare, la ripagina come un mare, vinti di scarpa con ogni piede, mille di uno senza pensiere, cento di diente in dalla bocca, con ogni insidio tornese la scocca. Avi pizzini, dava mattica come le surici della cantina, dal balcone in cima alla ciotta, non s'abbrevia da miseria desotta. Proprio perché se si dice e si crede che chi nasce ciotto mai l'anno patisce, eppure se accide si appariglia di pisci. Gira, gira l'arbore munno, c'è chi sta in gobba e chi sta in funno, inda la paglia, mangia speranza, niente si scappa e finisce la danza. Per uno, per due, per tre, in un castello viveva un re, con certo con quattro fanciulle si sventolava, su nove sedie si accomodava, dieci ciocchi per il focolare, la trippa piena come il mare, venti le scarpe per ogni piede, mille i giorni senza pensieri, cento i denti entro la bocca, per ogni capricci tornesi una scocca. Ai pezzenti gettava mollica come ai topi della cantina, dal balcone in cima alla sorte non s'avvedeva della miseria di sotto. E proprio per questo si dice e si crede che chi nasce tondo mai danno patisce, eppure se uccide si appariglia ai pesci. Gira, gira in largo il mondo, c'è chi sta a galla e chi sta in fondo. Dentro la paglia mangia speranza, niente si cambia e finisce la danza. La ricerca linguistica sullo fondo dei conti di Giambattista Pratini. Ho recuperato, è una funzione non storica ma letteraria, la funzione del dialetto, della tradizione nel senso più corto e letterale possibile. Questo testo che vi offro è per ha a che fare con la dimensione della rete, che fa parte ormai della nostra vita, su cui bisogna ancora vigilare. Scelgo, mi piace, condivido, soltanto se la posa non è teatrale, se intravedo il capo rasato sotto la pioggia, la stanza fiammeggiare, allontanarsi il punto cieco. L'urto mi chiedi, l'urto, ma sei virtuale, un'ipotesi, un brano di favola e non so quanto davvero ardente di farti plurale. Dimmi se chiami per conoscermi o solo per riconoscerti. Chiami, chiami dai tetti, dai centri che lune chiami, da nuvole inafferrabili, pure dal basso chiami, voce di fango che attraversa il tempo, mi riempie gli occhi, pure si fa mia lacrima, cristallo che taglia il respiro. Stiamo come in un rogo a far segni attraverso le fiamme, sagome stordite da mille nomi, la lingua disarticola e l'audio sarebbe comprensibile soltanto se intorno il rumore attutisse, soltanto se ognuno fosse puro pensiero, pace, pietra silenzio, statua serena dal sorriso arcaico, ai piedi un cartiglio e lampi negli occhi. Il primo
De Luca, chiudo con un po' di autocritica, un po' di polemica. Quando la regina della Siria si armò di tutto punto, fu per amore, e fosse anche solo per l'escamotage. Anche lei tradì col suo raggio la luna lameggiante e la scoprì. Ma la corazza fu meta di conquista per secoli a venire ancora della damigella inquieta e della femminista, invasata ad omologazione e vanto. Mentre l'ultima sessantottina in maggio lasciò il campo della guerra della televisione, in foto una soldatina sopra una rivista serra nelle braccia il suo fucile contro l'altro genere, contro la razza maschile. Ma tracce di vergogna femminile avvincono le sorti del sesso gentile. Con i morti seviziati in Medio Oriente, se so qualcosa di vagamente vero ad onta delle democrazie dell'Occidente, si chiedono poi tutele, nuove garanzie. Quando la regina della Siria dalla sua torre vedesse la corazza di donna che mai si sarebbe aspettata al sole splendesse, ne decreterebbe fulmine alla fine e all'istante la dichiarazione di pace perpetua firmata da tutte le donne regine. Grazie a tutte, e questo è il momento di Ugo Magnanti, perché io non so che cosa devo fare. Fun.